Oh, Ubè! Ciao, ciao, come stai? Tu bene, ma... È da un mese che sto lavorando qua io. Ah, è perciò non ti avevo mai visto qua. E tu invece che hai fatto? Io mi sono fatto il giro d'Europa, sono tornato 3 giorni fa. Dai, veramente? No. La scarrella, racconta. No, dai, ci tenevo, il primo paese che sono andato a vedermi, la Svizzera. Bello, dimmi, come sono le elvetiche? Vabbè, là usano mettere i fiorellini torno intorno e arrivano degli schizzi d'acqua con tutte le luci. Fiorellini. Sono belle. Gli schizzi d'acqua? Sono le fontane... Ma che fontane? Le elvetiche sono le donne della Svizzera. Ah, no, vabbè, no, simpatico, però diciamo, non tanto. Poi eravamo lì vicini, cioè era da vedere il cuore dell'Europa, la Germania. Madonna, siamo andati la Germania. Le teutoniche, dimmi, come sono? Cioè, sono belle organizzate, senza limiti di velocità, 4 corsie, vai, la grande, vai, è bellissimo. C'hanno anche delle stazioni di servizio. Ma che c'è in 4 corsie? Che è l'autostrada? Le teutoniche sono le donne della Germania. Ah, lei... No, simpatiche, vabbè. Poi siamo scesi, perché c'è il paese di rimpettaio, la Jugoslavia. Dai, vabbè, dai, fantastica. A questo punto, ve lo devi dire, le slave come sono? Noi siamo andati dappertutto, però abbiamo preferito non andare in montagna, che le slave, anche quelle piccole, le slavine proprio sono pericolose. Ma c'è come sta dicendo? Beh, che... le slavine, le slave montagne, le slave sono le donne della Jugoslavia. Ah, vabbè, no, abbiamo conosciuto qualcuno, però la cosa che ci tenevamo, farci un paese caldo, siamo in estate, paese caldo conclusivo, l'Egitto. Mamma mia, l'Egitto, la storia dell'Egitto, antichissima, beh. Dimmi, le piramidi come sono? Le piramidi? Tutte zoccole, credimi. Ne sono fatta una, si chiamava la Sfinge. Certo, con le tette a punta. E come fai a saperlo? Ma faccio la spesa, ma un bel, va. Cinto!